ragazzi, io sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose mie personali fatte con mio marito. E adesso chiunque, ragazzi, io sto andando alla polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose mie personali fatte con mio marito. E adesso chiunque sta divulgando questi video, se li sta salvando, purtroppo io devo dare i nominativi alla polizia, verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte cose mie private, ok? Per favore, ragazzi, aiutatemi. Perché comunque sono una mamma, ho dei figli, ho un marito e queste cose sono cose private, di vita privata di ogni persona, e questa è veramente una cosa oltre che illegale che va a rovinare la vita delle persone. Che altro, sono video privati nostri, noi possiamo nella vita privata nostra possiamo fare quello che vuoi, o posso pigliare un culo, o può pigliare tu, possiamo fare quello che vogliamo. Io se faccio un video del mio sul mio telefono personale, io non penso che nessuno di voi abbia fatto una cosa del genere, no? Queste siano cose normali, ok? Quindi uno li tiene privatamente per sé, e chiunque abbia divulgato questi video sia entrato nel mio iCloud comunque verrà denunciato, anche e anche su WhatsApp. Chi divulga, sappiate che siccome ho la denuncia, sta vedendo un filmato che è una violazione ed è un reato anche chi solo lo guarda e lo tiene nel telefono. Questo sappiatelo, ragazzi. Allora, ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, bellissimi. Purtroppo quello che mi è successo è uno schifo. È uno schifo perché può succedere a tutti di fare video, qualcosa, sono video personali. Purtroppo voi mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccano anche a me, perché comunque sono una mamma, sono una persona anch'io, faccio sempre la cretina, ride e scherzo, ma queste cose... Veramente, ragazzi, vi ringrazio perché mi state vicini. E a quelle merde, non so neanche se curargli la morte, perché andrebbero via dalla terra senza soffrire un tantino così. Veramente, mi sono successe, no? Abbiamo avuto altri esempi di altre persone a cui è successo tutto questo. Altre non finite bene. Io per fortuna sono una persona forte, ma questa cosa è veramente una cosa orribile, orribile.